Amici e amiche della libreria, ben ritrovati. Oggi vi porto nei nuovi arrivi di narrativa qui a Cambiago e se siete appassionati di animali, questa è la puntata per voi. Vedremo insieme 5 autori che tutti gli appassionati di animali dovrebbero conoscere. Per prima cosa facciamo il nostro classico giretto in libreria e in particolare al tavolo della narrativa, visto il tema di oggi. Quelli che vedete sono i nuovi arrivi della settimana, per casa editrice. Con l'occasione vi segnalo anche che questa domenica 29 maggio terminerà la promozione della nostra libreria online, esclusiva per una selezione di titoli di narrativa e di poesia visibili sul sito e scontati dal 30 al 50%. Quindi se avete avvistato qualche titolo interessante che è in promozione, affrettatevi prima che finisca. E veniamo ai 5 titoli di oggi. Vediamoli brevemente insieme. Non si può che partire con Konrad Lorenz, uno dei padri fondatori dell'etologia, premio Nobel austriaco, la cui opera più celebre è L'anello di Re Salomone. Edito da Adelphi, un po' saggio di etologia, un po' romanzo, è un libro ricchissimo di aneddoti sugli animali, sul comportamento animale e su quello umano per comparazione. Emerge chiara una grandissima dedizione e passione. È un libro sì di divulgazione scientifica, ma con uno stile leggero, curioso, anche con dell'umorismo. Vi sarà capitato di vedere le foto di Lorenz che passeggia per Altenberg, seguito da una fila indiana di oquette. Ecco, questo libro ci porta alla spiegazione. Lorenz ci racconta la sua famosa teoria dell'imprinting, che formulò per primo, cioè quella forma di apprendimento precoce che porta il neonato di una specie a riconoscere il genitore da determinati comportamenti iniziali, anche se di specie diversa. Lorenz tesse il suo racconto con una miniera di fatti e aneddoti interessanti sui diversi animali, ma al tempo stesso le vicende sono anche molto personali. La sua casa piena di oche, taccole, pesci, cani, gatti, era una vera meraviglia e vi farà passare diverse ore col sorriso sulle labbra, secondo me. Simile per genere, ma meno divulgativo e più narrativo, diciamo più romanzo, è La mia famiglia e altri animali, di Gerald Darrell. Sempre un titolo edito ad Adelphi, rinomato zoologo, naturalista ed esploratore britannico, Darrell fondò anche la Darrell Wildlife Conservation Trust per salvaguardare gli animali in via d'estinzione. Quando aveva 10 anni, Darrell si trasferì con la sua famiglia sull'isola di Corfù. E in questo romanzo ci racconta in modo spassosissimo i primi 5 anni di vita sull'isola, la flora, la fauna, l'entusiastica passione per la natura e per gli animali, piccole chicche di zoologia raccontate con grande ironia e umorismo, il tutto condito con aneddoti sulla sua famiglia, inglesissima ma anche bizzarra e non convenzionale. È in realtà il primo romanzo di una trilogia, ma sta in piedi benissimo da solo. Se poi amate libri che parlano di posti esotici, di loro abitanti, Darrell è perfetto. Le sue gazze, o meglio garze, vi aspettano. Immancabile in questa top 5 è James Herriot, con il primo volume delle sue avventure, Creature grandi e piccole. Qui è un'edizione della Burr. Piacevolissima lettura, immersa nella campagna inglese dello Yorkshire degli anni 30-40, narra le vicende dell'autore, un veterinario scozzese
innamorato del suo lavoro. L'umorismo anche qui non manca, e divertentissima anche la cornice umana delle vicende, che segue le disavventure dei membri di Skeldale House, James, Siegfried e Tristan. Stile davvero scorrevolissimo, è un'oasi di pace. Leggendo testi come questi si ritorna in un mondo dimenticato, ci si riconnette con la natura. Se vi piace, troverete diversi titoli pubblicati dall'autore. Restiamo in Inghilterra con Richard Adams, La collina dei conigli, pubblicato da Rizzoli. E qui cambiamo prospettiva e aggiungiamo alla narrazione un elemento fantastico. Ma se la cosa vi intriga, prendete in mano La collina dei conigli, non ve ne pentirete. Non esagero quando dico l'ho adorato. La collina dei conigli è un romanzo epico dalle premesse fantastiche, perché a fare da protagonisti è un gruppo di conigli che, costretti dalle circostanze, o meglio dalle azioni umane distruttive nei confronti della natura, si mettono in viaggio per trovare una nuova casa, una nuova collina che possa fargli da rifugio. Ci sono diversi echi dell'Odissea in questa storia, eppure un po' di Orwell, ecco, qua e là. In questa lotta per l'esistenza ricchissima di avventure dal valore universale. So che sembra un mix improbabile, però provate a leggerlo e giudicate voi. Non lasciatevi ingannare, non è un libro per bambini, è molto di più, veicola temi importantissimi come l'amore, l'amicizia, la fiducia, il saper comprendere e apprezzare le qualità di ognuno, che è la vera forza di un gruppo. Il tutto scritto con uno stile scorrevolissimo e a tratti anche tolkieniano, aggiungo anche Tolkien nel mezzo di questo mix, nel modo in cui l'autore è riuscito a creare un intero folklore, una cosmologia di leggende per il popolo dei conigli e un loro proprio idioma, il lapino. Si respira anche l'amore per la campagna inglese, che non guasta. Chiudo citandovi un caso italiano, italianissimo, 25 grammi di felicità di Massimo Vacchetta. Titolo Pickwick, non mi ci soffermo più di tanto perché non voglio dilungarmi troppo, probabilmente ho già sforato, ma è un piccolo testo delizioso, narra del reale incontro di un veterinario specializzato in bovini, quindi in grandi animali, e un piccolo cucciolo di riccio in difficoltà. 25 grammi di creaturina, un incontro che a quanto pare cambia la vita. Si legge in un'ora, come vedete, e se vi capita l'occasione, personalmente lo consiglio perché scalda il cuore.